Gli amici veri si fanno sentire e o vedere ogni giorno, anche con un semplice SMS. Ebbene, in questo video che oggi tu stai guardando e ascoltando, ho la voglia di far sapere a tutti quello che è il mio pensiero personale a proposito di sentirsi, o meglio, vedersi con i propri amici. Già ho avuto il piacere di distinguere chi sono i veri amici e chi sono i falsi amici. I veri amici, detto brevemente, sono quelle persone che non si mettono su Facebook a spiattellare la chat, o meglio a chattare con gli amici, oppure a dire: Lea, come va oggi? Come va Lea? Quelli non sono veri amici, quindi non saranno mai veri amici, perché solo nel web si fanno vivi. Perché solo su internet si fanno vivi, ma dal vivo, lungi dal loro orgoglio, lungi dal loro cervello, la voglia di farsi vedere fisicamente parlando. Quelli non sono veri amici. I veri amici invece sono quelli che si fanno vivi, si fanno presenti anche attraverso un SMS e che si confidano e che soprattutto fanno di tutto per quella determinata persona. Quelli sono veri amici, gli altri non sono veri amici. Distingui sempre i veri amici dai falsi amici, perché i veri amici li riconosci subito, sono persone che ti vogliono bene, che quando tu stai per strada non si girano mai dall'altra parte, anzi ti vengono vicino loro a te. Se tu non li vedi, loro ti vengono vicino, ti dicono: Oi Leo, come va? Tutto bene? Questi sono i veri amici, ma non quelli che quando ti incontrano per la strada si girano dall'altra parte, cambiano traiettoria, si fanno vivi solo su Facebook attraverso un messaggino: Ciao Lea, ciao come va? Le solite cazzatelle da quattro soldi e non si fanno mai vivi, nemmeno per una citofonata, no? Sì, sono un amico di Leandro, sono un'amica di Leandro, che fine ha fatto? Come sta Leandro? No, questo assolutamente no, mai lo faranno, mai e poi mai. Però andare su Facebook a scrivere Ciao Lea, lì c'è il coraggio. E quello non è, o meglio, non si può chiamare come amicizia. Perché l'amicizia vera, l'amicizia concreta, l'amicizia reale è quella che si vede nel momento del bisogno ed è quella che fisicamente è possibile apprezzare. Io vedo te, tu vedi me. Ci scambiamo idee e opinioni, ci confrontiamo, ci scontriamo se c'è da scontrarsi, ma la cosa bella dell'amicizia è il vedersi, il non stare a disagio quando ci il non cambiare traiettoria se io incontro Tizio o Caio incontra me Leandro. No, assolutamente no, anzi, un bel saluto, un abbraccio, una stima, una stretta di mano. Insomma, questa è l'amicizia vera. L'amicizia falsa è quella in cui una persona si gira dall'altra parte quando ti vede, fa finta di non vederti. Ti mette su Facebook come amico o come amica, ma poi ti scrive su Facebook e basta. Ciao Lea, come va? Eh? Che bella frase, eh? Molto bella questa frase. Ma che senso ha? Voglio sapere io. Il senso ce l'ha per quella persona che va a farsi i fatti dell'altra persona. Quindi va ad aggiungere, la mette, deposita nella propria ristretta cerchia di amicizie, solo virtuali chiaramente, ma dal vivo, lungi dal frequentare quella determinata persona. Anzi, meno si frequenta e meglio è. Ecco, io credo che questo concetto, io credo che queste parole debbano essere prese in stretta considerazione da parte di chi che sia. Sapere, rendersi conto che esistono buone amicizie, esistono però anche delle false amicizie che non devono mai e poi mai farci pensare in una determinata maniera. Ma dobbiamo renderci conto che le vere amicizie sono quelle che si fanno sentire anche solamente con un SMS. Quelle per me sono amicizie. Leo, come va? Che è successo? Come stai? Come ti senti? Posso fare qualcosa per te? Ti va se ci vediamo oggi? Io, se ti va, ci vediamo, mi libero e
parliamo a quattro occhi di questo argomento, di queste preoccupazioni che tu hai. Domani andiamo al mare, ti va di venire con noi? Ecco, queste sono le vere amicizie. Queste sono le amicizie che io sto vivendo e che io sono orgoglioso di vivere. Ma sono vere amicizie con la V maiuscola e non false amicizie, quelle che ti mettono su Facebook, ti aggiungono, ciao Lea, ciao, che fai, ciao. Morte là, completamente rincoglioniti e rincoglionite. No, queste non sono amicizie, queste sono prese per il culo. Scusate la volgarità, ma dovendo andare a trattare argomenti come questi, la parolaccia purtroppo mi scappa. Io ripeto, non ce l'ho contro nessuno, io voglio bene a tutti, nessuno escluso. Per me tutte le persone umane sono esempio di vita, sono modello di vita. Auguro a tutte le persone che hanno avuto a che fare con me ogni bene. Auguro che si siano sposati tutti, sposate tutte, che abbiano fatto figli o figlie, che si siano laureate o laureati, che abbiano messo al mondo una famiglia, che abbiano avuto la possibilità di migliorare la loro presenza su questo pianeta, il terzo in ordine di distanza dal Sole, la Terra, eccetera, eccetera. Ma io me medesimo so per certo che le amicizie vere sono quelle con cui una persona sta bene, con cui una persona si riesce a trovare a proprio agio e non a disagio. Se si crea il disagio, significa che quell'amicizia non è e non potrà mai essere considerata come un'amicizia vera, ma probabilmente come un'amicizia falsa, un'amicizia creata solo attraverso il virtuale, solo attraverso il web, solo attraverso il mezzo chiamato internet by night oppure by day. Bene, spero di vivissimo cuore di essere stato chiaro in questo video di oggi, soprattutto di aver colto nel segno quelli che sono i miei pensieri, quelle che sono le mie titubanze, quelle che sono le mie preoccupazioni, quelli che sono i miei pensieri personali. Ripeto, perché voglio essere sincero, voglio essere vero con voi. Io non ce l'ho contro nessuno. Io se vedo una persona che sta male, mi faccio in quattro pur di farla stare bene. Però vorrei che ci siano persone che si rendano conto che vadano a distinguere le vere amicizie dalle false amicizie. Perché tutti possiamo dire io sono amico di quello. Ma poi quella persona c'è per te, quella persona ti aiuta, ti dà una mano. Quando tu stai male, quella persona, sei pronto che devi, sei sicuro che puoi confidare su di lei o su di lui? Ecco, anche su quello si vede se una persona è amica o amico oppure no. Grazie, grazie vivissimo cuore da Leandro, un saluto, iscrivetevi e al prossimo video.